Questo programma è offerto da Sienergia. Numero verde 800 031 956. Difesa Gold. La migliore difesa è l'attacco. In vendita in farmacia e sul sito online www.ibiofarma.it. Ben ritrovati con un nuovo appuntamento di Un Lupo in Famiglia, la trasmissione che ci aiuta a conoscere un po' i protagonisti di questa stagione dell'US Avellino. Oggi qui con me uno dei giocatori, degli acquisti dell'US Avellino, è arrivato un po' a sorpresa, un po' in sordina, ma che si sta facendo valere molto in campo. Stiamo parlando di Davide Bove, benvenuto. Buonasera a tutti, grazie. Davide, di te si è parlato tanto, ricordo anche l'intervista che ho fatto al tuo papà quando sei arrivato allo Stadio Partenio, una bellissima intervista che ricordo con molto piacere, ma proprio per questo partirei un po' dalla tua vita, da te piccolino. Il tuo papà è emigrato al nord, a Novara, nel 1989 per lavorare nell'aeronautica. Tu hai cominciato all'età di 8 anni a giocare a calcio. Allora raccontaci un po' questo tuo approccio al mondo del calcio, come è avvenuto e che cosa ti diceva il tuo papà? Sì, diciamo, ho iniziato a giocare alla Juventus Club, che è una squadra affiliata al Novara, diciamo. Sì. E dopo un paio di anni il Novara mi aveva chiesto di andare a giocare per loro e allora sono andato. E da lì la trafila in tutte le giovanili, sono stato lì 12 anni. E mi ricordo che mio padre, quando finivo le partite, gli allenamenti, mi dava sempre consigli, perché anche lui è stato un difensore centrale. Ah, sì? Assolutamente. E quindi mi martellava anche quando c'era da... Da correggere qualcosa, insomma. Quando c'era da dare il bastone, mi tirava le bastonate, quando c'era da dare la carota. Ma dove giocava tuo padre? Giocava in eccellenza, Serie D, lì a Novara. Ah, sempre lì al nord. Bene, e proprio per questo mi aveva colpito il fatto che tu hai cominciato nel Juventus Club Novara, come appunto dicevi, dopo un paio di anni sei andato... Juventus Club Novara, detto sì, bene? Sì, giusto. Dopo un paio di anni ti sei trasferito al Novara. Ma com'è stato crescere in un settore giovanile, appunto, della formazione azzurra? Perché mi so che comunque, come dire, è sempre stato un settore giovanile di livello, nel senso se ne è sempre parlato bene e con costanza comunque cacciato vari calciatori. Del resto anche tu, giovanissimo, hai fatto anche il tuo esordio in panchina tra i professionisti. Certo, sì, è sempre stato un settore giovanile di prestigio, perché comunque ha sempre vinto gli scudetti di categoria. Noi per esempio abbiamo vinto quello di Allievi Lega Pro, che abbiamo fatto le finali a Coverciano. Io sono nato che ero terzino sinistro e poi mi sono ritrovato a fare difensore centrale appunto in quell'anno di Allievi Lega Pro. E sono... Sei sempre stato quindi molto alto, diciamo che ti piazzano lì davanti il portiere. Diciamo che ero il più piccolo di tutti all'inizio, infatti mi hanno messo a fare il terzino. E poi piano piano ho iniziato a crescere e mi hanno spostato a difensore centrale. Ah, quindi ok, c'è stata insomma un'evoluzione ovviamente con il tuo percorso di crescita. Però tu tornavi anche da piccolino qui ad Avellino, perché è da dire che il tuo papà, come dicevamo, è originario di Avellino, di Cervinara, quindi tu in estate ritornavi sempre qui in Irpinia. Che differenze vedevi fra, non so, i ragazzini che frequentavano le scuole calcio del nostro territorio rispetto a quelle là di Novara, al settore giovanile del Novara? Sì, diciamo che quando tornavo sempre in estate, mi facevo sempre i 3 mesi e mi mettevo a giocare in piazza a Cervinara. Diciamo che i bambini di Cervinara erano un po' più furbi di quelli di Novara. E,
però... Ma come, perché questa cosa della furbizia? Non lo so, cioè quella... è così, si vede che c'è quella furbizia in più. Insomma, a te Cervinara comunque è un paese che ti rimane nel cuore tuttora. Sì, sì, assolutamente. Infatti anche adesso quando ho iniziato a giocare comunque con Novara c'è sempre meno tempo per andare a trovare i nonni, però quando posso, in estate, anche una settimana, a Natale, vado sempre a trovarli. Sempre anche perché comunque ho tutti i parenti a Cervinara. E poi... quindi... il passaggio, diciamo, la Novara, anzi il passaggio alla Lino ci arriviamo in un secondo momento. Continuiamo a stare un po' sulla tua esperienza del nord. A proposito di questo, mi viene da dire la doppia nazionalità, o meglio, Transfer Market ci dice che tu sei italiano e statunitense. Invece? Diciamo che quella diceria è perché mia mamma è nata a New York, ma ancora non sono riuscito a trovare... a prendere la doppia cittadinanza. Però mettiamo puta caso che in futuro, no, c'è bisogno di un difensore centrale per gli Stati Uniti e tu hai ottenuto la cittadinanza. Che cosa fa la decisione, maglia azzurra o maglia statunitense? Io sono italiano. Se potessi scegliere, andrei con la nazionale italiana. Però so che è più difficile perché comunque ci sono difensori un po' più forti, diciamo. Però non dico mai dire mai. E appunto il Novara ti ha fatto esordire fin da giovane. Tu chi ti ha dato molta fiducia, se non erro, Giacomo Gattuso come allenatore. Raccontaci un poco di come è stato questo tuo passaggio dalla primavera poi alle file della prima squadra, perché tu, se non erro, a 17 anni già sedevi nella panchina della prima squadra. Sì, mister Giacomo Gattuso era il nostro allenatore della primavera e mi ricordo mi ha fatto crescere tanto sia caratterialmente sia tecnicamente e quell'anno lì, il primo anno di primavera, c'era Marco Baroni in prima squadra e mi ricordo che mi faceva andare ad allenare quasi sempre in prima squadra e infatti ho fatto anche qualche panchina. Quanti anni avevi? E primo anno di primavera 16 anni. Giovanissimo quindi. Sì. E che cosa ti diceva mister Baroni quando ti vedeva, sai, a 16 anni allenarti già con i più grandi? Che consigli ti dava, soprattutto come ti spronava? Sì, mi diceva sempre di usare per esempio il piede debole, perché comunque in allenamento puoi provare a, cioè puoi sbagliare e quindi uno migliora. E quello poi comunque mi ricordo che c'erano giocatori molto forti e anche loro mi aiutavano. Eh sì, perché poi con chi ti sei ritrovato tra le file del Novara? Chi c'era in prima squadra? C'era Galabinov, c'era Faraoni, c'erano molti giocatori forti. C'era Ludi, con Galabinov, ex Avellino, che non so, ti sei avvicinato, avete mai parlato del mondo dell'US Avellino? Pensa che mio padre sapeva che Galabinov era stato all'Avellino e fa... fatti dare una maglietta. Ah, andava a chiedere la maglietta. Sono andato a chiedere la maglietta a Galabino e me l'ha fatta arrivare. Sì. Ok, che cosa ti raccontava? Perché poi tu, Avellino, anche questo è molto particolare, giocavi nel Novara, però il tuo papà tifa, è un tifoso spudorato dell'Avellino, quindi immagino che hai sempre seguito un po' le sorti del club biancoverde. Sì, sì, assolutamente. Lui, appunto, Galabino, quando gliel'ho chiesto, si è meravigliato, lui mi ha detto, è una piazza importante... lo so, ci immagino quanto ci tenga a quella maglia. Certo. Senti, ma sei mai venuto allo Stadio Partenio quando eri ragazzino a vedere la partita dell'Avellino? No, non sono mai riuscito a... Ah, il tuo papà non è riuscito a portarti? No. Come mai? Perché diciamo che sono sempre sceso in quel periodo di stacco, okay. Diciamo, quindi... Campionati fermi, non sono mai riuscito a... Giustamente, perché avevi 8 anni e giocavi sempre a calcio praticamente, avevi un attimo di difficoltà. Però poi arriva l'esclusione del Novara quest'anno dal campionato, tu hai giocato praticamente sempre titolare e arriva la chiamata dell'US Avellino. In primis raccontaci un po' com'è stato vivere quel periodo del Novara, soprattutto per uno come te che comunque è cresciuto tra le file di quella società, a vedere che improvvisamente il club veniva escluso. Sì, diciamo che ormai Novara è la mia casa e vedere il proprio club fallire e non iscriversi al campionato professionistico,
ci rimani male, anche perché mi ha cresciuto e ho fatto tanti anni. E io quest'anno l'ho vissuto da casa, perché in quel periodo ho avuto il Covid e quindi non ho fatto il ritiro con i ragazzi, però ogni giorno quando sentivo questa voce mi accertavo di quale fosse la posizione di comprendere un pochettino le sorti, certo, del club. E poi quando è arrivata la notizia siamo rimasti tutti di stucco, perché ci credo, lascia un po' tutti straniti, mettiamo in questi termini, certo, che non perdi, voglio dire, la posizione sul campo, ma la vai a perdere così in tribunali e quant'altro. Proprio lì tu avevi rapporti con la tifoseria, vi siete scambiati messaggi, che cosa hai detto alla piazza quando è accaduto tutto questo? Io di una cosa sono sicuro, che il Novara tornerà dove merita, e io l'ho anche detto ai tifosi che comunque ho conosciuto in questi anni, e di questo ne sono convinto. Bene, 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 ce lo auguriamo un po' tutti, però poi arriva la chiamata dell'Avellino. Racconta un po' com'è stato. Diciamo che da casa mi sono spostato a casa. Esatto. Quindi sono stato molto contento di questa chiamata. Infatti ero ancora a casa quando ho ricevuto questa chiamata, mi ero appena negativizzato e ho accettato subito, perché... E tuo papà che ti diceva? Mio padre, diciamo che i primi giorni ha cercato di nascondermi la sua felicità, dice è una scelta tua. Però non mi voleva indirizzare. Ma però... diciamo che ti faceva trovare per casa sciarpe dell'Avellino, maglie, messaggi subliminali, no? sì, assolutamente. Però lo sapevo che sarebbe stata la scelta migliore. Perché comunque ti saresti avvicinato comunque a casa, certo, a Cervinara, ai tuoi nonni, quindi come dire, ti sentivi anche un po' protetto. Sì, diciamo che è la mia prima esperienza fuori, ma non del tutto, perché sì, comunque ho la mia famiglia qui, quindi... Hai dei punti di riferimento. Certo. Come avviene la trattativa? Chi è stata la prima persona che hai sentito dell'US Avellino? Ho chiamato subito Andrea Sbraga, che era stato il mio compagno Novara. Anno prima. Sì, 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 sì. E poi ho sentito anche Pippo Riccardo Maniero. Mi hanno detto subito di venire. Ah, ma io lo sapevo già. Coinvolto. Ecco, Sbraga, raccontaci un po' che rapporto avete. Perché al primo impatto vi vedo caratterialmente un po' diversi. A te un po' timido, invece Andrea un po' più, come sì, dire... Sì, diciamo timido no. Cioè mi faccio valere. Ok. Sì, siamo diversi, perché siamo diversi, tutti siamo diversi, però abbiamo una buona amicizia e quindi mi ha consigliato. Poi comunque siamo due difensori centrali, possiamo giocare assieme, abbiamo giocato assieme a Novara. C'è complicità tra voi due. Che cosa vi state dicendo in questo periodo ad Avellino? Magari anche per Andrea, che comunque diciamo ha vissuto un periodo un po' lontano dal campo, poi fortunatamente ha giocato titolare insieme e ha segnato anche un bellissimo, giusto, anche insieme a te, infatti, ha segnato un bellissimo gol sul calcio di punizione. Sì, sono molto contento di quella partita lì per Andrea, gli è nata anche la nipotina in quel giorno lì, come se fosse un segno del destino. Quindi insomma... Molto contento per lui, se lo merita. Fa molto piacere, ma appunto arrivi ad Avellino... Ovviamente, come dicevi, io mi sento in una seconda casa. Che come ti hanno accolto i tuoi amici di Cervinara? Sì, sono stati molto contenti, perché comunque ho avuto poco tempo negli ultimi anni di vederli, e ora quando riesco comunque vado a Cervinara a trovare i miei parenti e quando vado lì li vedo. Sì, sono molto contenti. Immagino che adesso, sotto Natale, ci avviciniamo al momento delle maglie. Quante ne dovrei ordinare? Tante, immagino. Sì, sì. Quindi dammi una maglietta. Quindi Cervinara sarà, voglio dire, riempita di magliette, immagino. Magliette di Bove. Giocatore a cui ti ispiri? Chiellini. Ah, Giorgio Chiellini. Assolutamente. Che cosa ti piace di lui? La sua grinta, il suo senso di sacrificio, l'attaccamento alla maglia... E la bandiera della nazionale, secondo me, è uno dei difensori più forti al mondo. Concordo. E appunto mi ispiro a lui. Senti, è proprio per questo, tu come calciatore, è vero, sei all'inizio, hai soltanto 22 anni, sei nato il 7 novembre del 1998, però hai finora indossato soltanto una maglia, quella del Novara, e adesso quella dell'Avellino. Tu
come calciatore, non so, sei, appunto, dicevi di Chiellini, è una bandiera, è un calciatore che dà fedeltà. Tu ti senti anche tu uno di quei calciatori che, come dire, preferisce rimanere solo in un club e magari crescere e fare la storia col club, o ti immagini un globetrotter, mettiamolo così? No, io se ho la possibilità e comunque se mi trovo bene in una squadra ci posso restare anche diversi anni, perché comunque quando uno si sente bene, perché deve andarsene? A Novara ti è mai capitato di offerte per andare via, appunto, dal club piemontese? Sì, ho avuto delle offerte anche da categorie superiori, però in quell'anno lì ho avuto un problema al cuore e quindi non sono riuscito ad andare. E sono stato fermo 3 mesi. E no. Diciamo che sarei anche andato nel caso in cui il Novara non sarebbe salito, non fosse salito. Ok. Questo genere di... mi colpisce questo genere di problema che hai avuto, di che cosa si trattava? Ho avuto una mio pericardite, mi hanno fermato il giorno delle visite estive, diciamo. No, è importante sentire anche queste cose, ricordando un po' quel caso di Eriksen, che appunto quest'anno gli europei, se ricordi, appunto ha avuto un grave problema, quindi a maggior ragione il calcio, voglio dire, i controlli esistono a salvaguardare un po' la salute di voi calciatori. Però passiamo alle domande personali, anche se ti vedo molto riservato. Fidanzato? Dove, cioè, non so, vive qua ad Avellino con te, è rimasta no, a nord, dove si trova? Novara. A Novara? Sì. Ah, ok, no, perché finora social non sono riuscito a trovare nulla. Ogni tanto noi spiamo, no, la vita dei calciatori per comprendere un po', sai, che cosa combinate, però di no, te. Cerco di tenere le cose personali più riservate possibili. Ti è mai venuto a vedere al Partenio? Sì. Che cosa ti ha detto più che altro, no, di questa scelta di venire in Irpini, eccetera? Beh, lo sa che mi sono avvicinato a casa, è rimasta stupefatta dai tifosi, perché ha visto che la piazza è molto calda, è molto si sente e quindi è rimasta colpita, ecco. Bene, mi fa piacere, poi un giorno indagheremo, la scopriremo. Però ovviamente, come dire, cresciuta a Novara, cuore irpino, un piatto tipico della tradizione irpina che ti piace tantissimo? Allora, vediamo un po'. Che mangiavi sempre poi, soprattutto lì a Novara? Ora scopriamo che non invece la tradizione irpina. Tradizione irpina non è che... perché la mia nonna mi fa di tutto. Mi fa i scialatielli, mi fa... quando c'è da fare gli struffoli, mangio di tutto. Ah, ok. Poi giustamente tua mamma è americana, quindi immagina che... Però mia mamma, diciamo che è anche lei di giù, di Cervinara, quindi... Ah, è nata a New York, ha vissuto 7 anni. Però è di Cervinara. Ah, tua perché anche dice... i suoi genitori. Ah, no, io pensavo che invece non fosse. No, io sapevo soltanto del tuo papà. No. Ah, quindi una anche famiglia 100% irpina. Sì, sì. Ah, ok, quindi figurati, io pensavo statunitense, sai, hamburger, bacon e quant'altro. Invece, no, invece no. Irpina. Sogni nel cassetto. Sogni nel cassetto, salire nelle categorie più alte. Magari con questa maglia. Insomma, sei proiettato, eh? Assolutamente. Avellino, che cosa ti ha colpito finora? Mi hanno colpito i tifosi e l'attaccamento alla maglia. E tutto, perché è una squadra blasonata. Ma rispetto a Novara, vedi delle differenze sul profilo del tifo? Anche a Novara c'è una bella piazza, però Avellino c'è qualcosa in più. È un pochettino più caldo. Diciamo di sì. Ok, arriva il momento fatidico della firma sulla maglia. Eccolo qua, allora ti ritagliamo un posticino, che qua la stiamo riempiendo man mano. Eccoci qua. Ti mettiamo vicino al logo tecnico, allo sponsor tecnico Magma. Eccoti, te la tengo tesa. Ok, perfetto. Grazie mille, Davide. Grazie a te. È stato un piacere averti qui ospite. Piacere in trasmissione mio. Ovviamente ci auguriamo di vederti il più spesso possibile in campo e deliziarci con le tue prestazioni. E niente, grazie mille di essere stato con noi. Grazie, buona serata a tutti. Ragazzi, è stato bello intervistare Davide Bove. Ovviamente io vi do l'appuntamento a venerdì prossimo alle 15:15 su Prima TV con Un Lupo in Famiglia. Ciao.
Questo programma è offerto da Sienergia. Numero verde 800 031 956. Difesa Gold. La migliore difesa è l'attacco. In vendita in farmacia e sul sito online www.ibiofarma.it.